Giulia sorride, ha scelto il suo conto. 4% di interessi lordi per un vincolo di 12 mesi. I suoi soldi riposeranno lì. Ma cosa fanno i soldi di Giulia durante la notte? Non dormono, non dormono affatto. Devono produrre un alto rendimento. Per questo si svegliano e cercano di fare qualcosa di molto rischioso. Non lo fanno perché sono cattivi, ma perché devono produrre utili per il bilancio trimestrale, per garantire i super bonus ai manager, per pagare i dividendi agli azionisti, per raggiungere la tripla A delle agenzie di rating. E così i soldi di Giulia diventano fish nelle mani di poche persone, che le usano per scommettere sul prezzo del cibo, per giocare sul fallimento delle aziende o di interi stati. Altre volte servono a finanziare progetti insostenibili per l'ambiente, centrali a carbone, oleodotti, impianti per l'energia nucleare. Solo una piccola parte di quei soldi viene usata per finanziare l'economia reale, quella in cui anche Giulia vive ogni giorno. Giulia è molto perplessa. Ma sono i miei soldi, e con i miei soldi posso scegliere, no? Sono pochi, ma sono una grande opportunità di partecipazione diretta, un voto vero e proprio. Voglio sapere dove vanno e cosa fanno i miei soldi di notte. E voglio poter verificare online che vadano a finanziare la cooperazione sociale, la tutela ambientale, le attività culturali o la cooperazione internazionale. Quando uso la carta di credito, il bancomat, l'home banking, io voglio alimentare un'economia sostenibile. Voglio una banca che sia anche mia, libera dalla politica o dai grandi gruppi economico-finanziari. Giulia considera l'interesse più alto e lo confronta con il tasso che le darebbe l'altra banca. Secondo te, cosa farà Giulia? Commenta, condividi e passa all'azione!